Ci riproviamo, eh? Ci riproviamo. Il fornaio deve fare il fornaio, il macellaio deve fare il macellaio, il tecnico del suono deve fare il tecnico del suono. Un grazie infinite al grandissimo Andy Pierce, engineer inglese con un curriculum spaventoso, che è riuscito nell'opera di rimasterizzare questo autentico capolavoro del Black Sabbath in maniera incredibile. Ragazzi, questo disco suona come mai lo avete ascoltato nella vostra vita, nella vostra lunga vita di rockettari. È uscito un'edizione doppia, questa è edizione europea, in America era uscito già da qualche mese, con un secondo vinile con parti live e, udite udite, secondo me superiori allo stesso Live Evil. Un autentico capolavoro, il primo album del Black Sabbath con Ronnie James Dio alla voce, forse il suo apice, del grande Ronnie, grandissima voce. Lo so, devo dargli un voto, Fefè. Secondo me questo remastering vale 9, il disco vale 10, il remastering vale 9. Un album eccezionale, non vedo l'ora di ascoltare anche la versione CD. La versione vinile mi ha sconvolto, mi ha letteralmente sconvolto.